Che la Serie D fosse un campionato più duro ed impegnativo, dirigenti, staff tecnico ed atleti della Green Volley De Marcellos ne erano ampiamente consapevoli ad inizio stagione. Ecco perché l'obiettivo della società nata dalla fusione tra Tripaldesi e Mercoianesi è quello, almeno per questa stagione, di mantenere la categoria. La squadra è giovane ed i segnali di crescita sono evidenti e soprattutto fanno ben sperare per le stagioni a seguire. Stiamo entrando nella mentalità, insomma, di un campionato sicuramente con più difficoltà, più impegnativo che quello della Serie D. Eravamo abituati l'anno scorso a quello della prima divisione e forse stiamo iniziando a recuperare un attimo, ad entrare nei meccanismi del gioco e della tattica che dobbiamo esprimere. In campionato le ragazze di Alessandro Matarazzo sono penultime in classifica con soli 6 punti conquistati. Nell'ultimo periodo però le prestazioni sono in netta crescita con Giannattasio e compagne, che hanno dato filo da torcere anche alle prime della classe. Nel prossimo turno alla Palestra Adamo arriverà Vittoria Marano, un avversario alla portata, considerando che già nel match di andata le sabatine vennero sconfitte per 3-1 in una gara però tiratissima. Non ci dovevamo, cioè ci siamo più che altro preoccupate, siamo state un po' con l'ansia anche soprattutto nelle prime partite, ma i risultati dopo un po' si sono visti, quindi bisogna stare abbastanza più attente in campo e con la testa, perché noi ce la possiamo fare, cioè almeno io credo che ce la possiamo fare con un po' di impegno in più. Credo che sia una partita abbastanza fattibile per le nostre possibilità, quindi io sono tranquilla e l'aspetto questa partita.